L'episodio precedente si era consumato negli ultimi giorni di gennaio, alla fine della stagione venatoria precedente. Le immagini in corso si riferiscono invece all'inizio della successiva e mia nuova apertura di caccia alle beccacce. Erano i primi giorni di novembre, avevo chiuso con una calda speranza e mi accingevo a compiere una fredda verifica della presunta maturazione del mio pointer. Ciò finì col dilatare la voglia che avevo di abbandonarmi al denso fluttuare degli eventi e di memorizzare le riflessioni che ne scaturivano. Da quella testimonianza singolare ne nacque il realistico resoconto che le immagini vi stanno esibendo, naturalmente accompagnate dalle esternazioni verbali di uno sbalordito testimone oculare. Fin dal primo istante del mattino sentivo dentro di me una razionale euforia della quale non conoscevo le origini. Di solito la mia caccia è una caccia strettamente emozionale ed il mio agire si affida soprattutto ai sensi. Quel mattino, invece, oltre al tumulto dei sensi, mi sentivo come se mi fossi trovato a seguire un copione, ancora a me ignoto, ma decisamente già redatto dal destino. Provavo pertanto la forte sensazione di cedere la metà di me stesso ad un dio sconosciuto. Già il fatto di essere sceso in campo con un cane solo costituiva la grande novità della stagione beccacciaia, che praticamente iniziava in quello stesso giorno. Ma quella non era l'unica tra le innovazioni che denunciavano una nuova scelta di vita, una metamorfosi volontaria. Il prodigio veramente innovativo era dentro di me. Per la prima volta nella mia carriera di cacciatore di beccacce, sentivo di aver trovato la cadenza per controllare gli affanni di caccia ed impedire all'ansia di sciupare le migliori emozioni bruciandole sul nascere. Sentivo che potevo esercitare su di me il dominio dei sensi ed il mio cane pareva avvertire la mia razionale condizione. In altre parole, a prescindere da ciò che sarebbe riuscito a riprendere Pietro, l'operatore, sentivo che io e Zach carburavamo al massimo e che quel giorno di novembre sarebbe accaduto qualcosa di veramente indimenticabile. Non ebbi più modo di trastullarmi nei miei pensieri vitali perché Zach agganciò un'usta calda bollente e la riprese più volte, clonando con la forza della perseveranza più occasioni di incontro.
capito dove l'avevo. L'avevo dietro al culo, pensa te. Io pensavo fosse volata via. È volata via di là. Guarda, dietro al culo. Anch'io. La facevo più su. Tu l'hai ripresa? Sì. No. Sta cadendo? No, no. La seconda l'ha presa però. Proprio ora, dopo quell'ultima beccaccia che ritenevo colpite e che mi aveva lasciato l'amarezza delle occasioni perdute, non individuavo alcun motivo per abbandonare la sfida con beccacce evanescenti. Quel giorno si era scatenato un elemento decisamente superiore alla complicità tra me e quell'essere a quattro zampe che l'etimologia definiva cane quasi in modo spregiativo. Io vivevo ogni attimo come l'apoteosi di un sodalizio che aveva per scopo la banale ricerca di singolari prede, ma che nel profondo della sua ragion d'essere conteneva l'elisir con il quale gli alchimisti del passato tentarono di fermare il tempo. Una l'ho vista volare, erano due.
Giovane, giovane, giovane. Hai visto com'è tenuto stavolta? Santo cielo, è una di quella coppia là. Ma adesso lì forse ci sono quelle altre due, perché una mi sembrava che fosse andata più su. Mi rendevo conto che l'umanità era affollata da individui che si infatuavano dei loro simili e tutti gli innamorati avrebbero voluto essere corrisposti nelle loro ansie sentimentali. Quel giorno invece non mi sfiorò mai l'idea che il nodo di congiunzione instaurato tra me ed il mio cane fosse di natura sentimentale. Ne ravvisavo invece l'antesignana complicità degli esseri primitivi che si accordarono semplicemente per difendersi dalle fiere e procurarsi il cibo con la caccia. Anche nei momenti di pausa, quando dal crinale del monte il paesaggio stimolava sensazioni romantiche, io provavo quel senso di severità che si ritrova nei volti degli indiani d'America. Mi sentivo un individuo vigorosamente terrestre, sprovvisto di spirito, ma dotato di un corpo tanto solido che poteva avventurarsi nell'anima delle cose da cui era stato generato. Per una volta nella mia vita non avevo domande da farmi, perché ero assalito da un insopportabile carico di risposte.